Ritrovati in studio per questa seconda parte di Free News, ancora la cronaca. Durante l'attività di contrasto alla pesca di frodo nelle acque antistanti la frazione di Scoglitti, i carabinieri del battello pneumatico hanno sorpreso un 38enne catanese disoccupato e pregiudicato, in possesso di 1200 ricci di mare. La pesca di questi organismi marini, in numero superiore a 50 unità, viola le disposizioni del decreto legislativo 4 del 2012, concernente proprio le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca. L'articolo 10 del decreto prevede una sanzione amministrativa che va da 2.400 ai 12.000 € per chiunque viene sorpreso a pescare quantità superiori a quelle autorizzate. Nello specifico, l'uomo catanese è stato sanzionato per un valore di 4.000 €. L'intero quantitativo di pesce è stato invece sottoposto a sequestro. E con la stagione estiva la polizia stradale sta intensificando i controlli sulle strade, in particolar modo nelle zone rivierasche. Sentiamo i risultati raggiunti nell'ultimo fine settimana in questo servizio. Intensificati nel territorio provinciale i controlli per prevenire le stragi del sabato sera. Gli agenti della Polizia Stradale di Ragusa e Vittoria, diretti dal vicequestore aggiunto Gaetano Di Mauro, hanno effettuato i controlli che hanno consentito di trovare 7 persone positive all'alcol test e di denunciare 3 conducenti per guida senza patente. In particolare, il lavoro è stato svolto nelle prime ore di sabato e domenica mattina a Ragusa, Vittoria, Marina di Ragusa, Pozzallo e Donna Lucata. Per 4 persone è scattata la denuncia penale. Un ragusano di 34 anni è stato trovato con un tasso pari a 1,88, 3 volte oltre la soglia legale. Un ragusano di 23 anni è stato trovato con un tasso pari a 1,01. Un tunisino di 48 anni, già con precedenti per guida in stato di ebbrezza, è stato trovato invece con un tasso alcolemico pari a 1,12. Infine, una ragusana di 23 anni è stata trovata con un tasso pari a 1,5. Per altri 3 sono scattate le sanzioni amministrative: un ragusano di 19 anni, un vittoriese di 24, un altro ragusano di 23 anni. A tutti è stata ritirata la patente. Durante i controlli effettuati nei comuni di Comiso, Vittorio Ragusa e località Gammarana, sono stati fermati 2 rumeni e un tunisino alla guida di veicoli pur non avendo mai conseguito la patente, motivo per cui sono stati denunciati per guida senza patente. Nella nottata del 13 luglio scorso a Marina di Ragusa, un'autovettura della Polizia Municipale è stata oggetto da parte di ignoti di un atto vandalico con tentativo di incendio. Il comando della Polizia Municipale, a seguito dell'episodio, ha inoltrato una comunicazione di notizie di reato alla Procura della Repubblica di Ragusa. E ancora cronaca, controlli da parte della Polizia di Comiso lungo la fascia costiera. Sentiamo. La polizia di Comiso interviene sulle coste. Gli uomini del commissariato di polizia del centro Casmeneo hanno intensificato i controlli nella zona costiera ricadente sul proprio territorio, pattugliando l'intera zona di Santa Croce Camerina e spingendosi fino a Caucana e Casuzze, zone queste di particolare importanza nel controllo del territorio, nevralgico punto di snodo rispetto alla limitrofa Marina di Ragusa. Svariato il numero dei veicoli controllati e delle persone identificate, in una anche con violazione al codice della strada constatate. I controlli, avviati in occasione dell'inizio della stagione estiva, sono stati intensificati nel fine settimana appena trascorso e proseguiranno per l'intero periodo estivo. E lasciamo la cronaca e cambiamo argomento. La vasca in calcestruzzo della spiaggia di Punta Braccetto deve essere demolita. A chiederlo è Gigi Bellassai, presidente del Consiglio Comunale di Comiso ed esponente degli ecologisti democratici. A causa della poderosa erosione operata dalle correnti nell'arenile di Punta Braccetto, dichiara Bellassai, sono stati assorbiti dal mare oltre 15 metri di spiaggia. In questo quadro desolante di distruzione si aggiunge la messa a nudo di una vasca in calcestruzzo per l'accumulo di liquami costruita 13 anni or sono e mai utilizzata, che è una vera ferita all'assetto ambientale e che produce un inasprimento dell'azione erosiva. Adesso i festeggiamenti a Comiso per il patrono San Biagio, grande partecipazione per la processione di domenica sera che ha visto il simulacro del santo attraversare le vie della città. Ieri invece Comiso si è svuotata in occasione del cosiddetto lunedì di San Biagio. Comiso in festa per il suo santo patrono. Si sono conclusi domenica i festeggiamenti in onore di San Biagio. La lunga processione è partita alle 18:30 circa dalla chiesa di San Biagio per percorrere le vie cittadine. Prima, davanti al sagrato, c'è stata l'interpretazione dell'inno a San Biagio, eseguito dal coro cittadino. Una tradizione e una devozione antichissima che si festeggia la seconda domenica di luglio. Molti fedeli percorrono l'intero percorso a piedi nudi.
Alla processione ha partecipato per la prima volta il neosindaco Filippo Spataro, insieme agli esponenti della nuova giunta. Alcuni fedeli hanno portato in processione delle torce votive, i cosiddetti intorci, il cui uso è stato ripreso negli ultimi tempi. Domenica pomeriggio poi altro momento molto atteso, la raccolta del grano e la benedizione da parte del parroco Don Antonio Baionetta. Un rito legato alla tradizione contadina, poiché la festa cadeva a luglio, quando i contadini avevano da poco concluso le attività agrarie e la mietitura del grano. Inoltre è stato inaugurato il mosaico, opera del maestro Gianni Schembari, collocato nella chiesa all'interno della cappella di San Biagio. Il culto ha origini nella chiesa bizantina. Biagio fu vescovo di Sebaste e martire. Secondo la tradizione avrebbe guarito un bambino cui si era conficcata in gola una lisca di pesce. Per questo viene venerato come protettore della gola con la tradizionale benedizione, che però viene ricordata a febbraio. Ieri invece la città si è svuotata con i comisani che si sono recati al mare o in campagna per il lunedì di San Biagio. La bella giornata ha favorito chi ha scelto di fare un bel bagno, di prendere il sole sulla spiaggia o chi ancora ha preferito stare in famiglia con gli amici per un picnic. E a proposito dei festeggiamenti di San Biagio, sabato sera alla Fondazione Bufalino si è svolto un concerto inserito all'interno del programma delle iniziative organizzate proprio in occasione dei festeggiamenti. Vediamo. Viaggio nella canzone italiana. Questo è il titolo dello spettacolo musicale messo in scena sabato sera all'interno del cortile della Fondazione Bufalino a Comiso. Ad organizzare l'evento l'associazione Antonio De Curtis del presidente Angelo Agosta insieme alla maestra Maria Lucia Faro. Lo spettacolo, inserito all'interno del programma dei festeggiamenti in onore del patrono San Biagio, ha visto esibirsi all'incirca 15 giovani talenti della musica che hanno eseguito brani del repertorio classico e moderno italiano, da Andrea Bocelli a Mina, passando per Laura Pausini. Ad accompagnare i ragazzi in questa lunga serata, una band che ha suonato dal vivo. Sul palco anche l'attrice Tiziana Bellassai, che si è esibita insieme al maestro Claudio Di Giacomo, la maestra di danza Roberta Piccilli e la presentatrice Pinuccia Gambina. Lo spettacolo musicale ha rappresentato un po' il saggio di fine anno dei giovani artisti preparati dalla maestra Lucia Faro, la quale si è detta molto soddisfatta per il successo ottenuto sul palco e per l'apprezzamento del pubblico. L'esibizione durante il periodo estivo sarà riproposta anche in altre località di tutta la provincia di Ragusa, una piccola tournée che sarà utile agli allievi della scuola di canto per fare le prime esperienze nel campo della musica e chissà un giorno realizzare il proprio sogno in campo artistico. Cambiamo argomento, si sono conclusi come sapete gli esami di maturità anche al liceo Carducci di Comiso, 109 ragazzi che hanno superato le 3 prove scritte e l'orale, 7 gli studenti che hanno raggiunto la soglia del 100. 129 candidati distribuiti in 5 commissioni, questi numeri degli esami di maturità appena conclusi nelle 4 sezioni, classica, scientifica, tecnica commerciale e turistica dell'istituto secondario Carducci di Comiso. 3 i 100 e lode e 400, dati che soddisfano il dirigente scolastico e tutto il personale della scuola. Nella terza B della sezione classica ci sono stati 300 e lode dell'istituto. Sono quelli di Chiara Di Stabile, Alessandra Migliore e Giuseppe Cacciatore, che durante tutta la sua carriera scolastica si è sempre distinto vincendo competizioni di carattere nazionale, come il secondo certamen Concetto Marchesi. Sempre nella sezione classica si sono registrati 300, quelli di Hassan Bahari e di Andrea Zisa della terza A e Valentina Rimmaudo della terza B, che si sono brillantemente distinti sugli altri candidati, molti dei quali comunque hanno riportato voti superiori a 90 centesimi. Un solo 100 nella sezione scientifica, quello di Chiara Zago della quinta B. Intanto proseguono i corsi di recupero estivi che si concluderanno a fine mese, mentre il 3 settembre ritorneranno sui banchi gli alunni che hanno avuto la sospensione del giudizio allo scrutinio finale per sostenere gli esami che ne determineranno ammissione o meno alla classe successiva. All'albo della scuola è già fisso il calendario delle prove. E a proposito di scuola, una notizia di servizio: l'assessore alla pubblica istruzione di Comiso, Giulia Di Giacomo, rende noto che è in atto e presso gli sportelli della Banca Agricola di Ragusa, sede di Piazza Fonte Diana, il pagamento relativo alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo delle scuole dell'obbligo e media superiore, con riferimento agli anni scolastici compresi dal 2007-2008 al 2010-2011. Gli interessati, pertanto, possono già recarsi presso l'istituto di credito da oggi. Bene, con questa notizia termina qui il nostro DC. Vi ricordo che potete seguirci sul nostro sito internet freetvonline1.it. Vi auguro un buon proseguimento.